Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova giornata di lavoro. Ieri abbiamo dovuto interrompere perché era diventato troppo tardi, dovevo fare dei controlli, volevo fare quel lavoro del frigo bene e quindi non ho fatto di fretta. E ragazzi, oh, che fresco che viene! È bellissimo, mi piace tantissimo questo panorama che c'è qua di fronte. Mi piacciono questi campi coltivati, quelle montagne che si iniziano a vedere lì dietro. E questa strada è parallela a una strada un po' più grande. E qua passa sempre gente a correre, con la bicicletta. Bel posto. Noi ci alziamo sempre prima che arrivino tutte le persone qui, e arriveranno tra una mezz'oretta più o meno. Ci spariamo il nostro caffettozzo e iniziamo subito la giornata di lavoro. Ieri alla fine abbiamo fatto tante cose, ma non vediamo concretamente tanti avanzamenti, perché tante piccole cose, tanti piccoli problemi che sono la quotidianità quando si fanno questi lavori. Noi non abbiamo una vera e propria tabella di marcia. Vogliamo partire tra un mese e mezzo, 2 al massimo. E quindi insomma ci stiamo dando dentro con tutte le attività su Valentino, perché effettivamente avevamo pianificato un bel po' di cose da fare. Beh, questa notte abbiamo dovuto spostare il frigo un po' qua dentro per riuscire perlomeno a muoverci. Adesso però con l'uscita lo ritiriamo giù e mi metto a finire il lavoro che avevo iniziato lì dietro. Iniziamo anche a preparare il termostato. Però oggi sono riuscito a spostarlo leggermente di più, forse si riesce meglio. Adesso devo provare le ventole. Ho cambiato la temperatura della domotica, ma le devo attivare. Partono. Questa, aspetta, non ho controllato l'altra. Quell'altra ha il tappo, però c'è lo delayed shutter opening, quindi vuol dire la ventola parte, dopo qualche secondo si apre all'esterno. Eccola qua. Vediamo se sta girando la ventola. Direi che funziona. Siamo a buon punto qua con il frigorifero e la movimentazione, ma dato che dobbiamo portare il comando del nuovo generatore, ho visto che effettivamente sarebbe buono che passasse anche lui qua dietro. Questo è il cavo, è tra l'altro un cavo proprietario che ha insomma delle connessioni non facilmente replicabili. Si potrei allungare, accorciare i fili, fare quello che voglio, però preferisco non fare giunte né niente. Il connettore è anche tanto piccolo, c'è cioè un buco dedicato per sta roba. E già che le cose nel freezer si sono già scongelate, a questo punto Lavoriamo lì e oggi mangiamo gamberetti e pollo. E poi comunque bisogna fare il passaggio per il nuovo termostato, che però il nuovo termostato è veramente un macello. È un lavoro semplicissimo, il problema è far entrare la sonda del termostato, che non potendo aprire il frigo e dovendo lavorare da dietro è veramente un macello. Dovevamo lasciare aperta la porta del bagno, scavalcare il frigo, entrare nel bagno e vabbè. Stiamo inventando un metodo per riuscire a far passare il sondino del termostato dentro l'unico buco che c'è del frigo. Non voglio fare altri buchi, non voglio fare cose strane. E vorrei anche cercare di tenere il cavo originale senza sfilare quello vecchio, in modo tale averlo doppio, ridondato. La fascetta passa, riesco a vederla là dentro. Solo che qua lavoriamo tutti in una situazione stretta, quindi adesso Lucia c'ha l'ideone. C'ha la mandracata. Vuole fare un buchino con l'ago scaldato, far passare dentro il filo, che non si può passare dentro il filo. Vabbè, intanto fammi fare il buco sulla fascetta. Tienmela. Ma in realtà il buco c'è già. Ho capito, ma se questo non passa, tienmela dritta così. Così. Sì. Vai. È che non me lo devi fare troppo in avanti, perché no, sennò lì non ci arriva più. Ma cosa? E la fascetta è lunga giusta giusta, devi farlo proprio in fondo, sennò non riesco a prenderla. Te capì? Stiamo usando tecniche multiple, triple. Adesso proviamo a far passare prima un filo, poi tirarlo dall'altra parte. Filo passato. Hai visto? Che il filo passava ero sicuro. Eri sicuro, però tu non l'avevi previsto. Quindi adesso ci proviamo a saldare adesso questo. il sondino. Si è staccato. No, non passa perché non fa la curva. Eccolo. Ma è venuto su tutto! Hai tirato troppo. Adesso dobbiamo riniziare da È già capo. arrivato.
è che non vedo niente. Ripartiamo con la stavolta doppia giunta, vediamo se non ci tiriamo di nuovo il cavo un'altra volta. Simo, mi raccomando. Ok, è passata la prima giunta. Ok. Adesso faccio piano piano e sento quando arriva la seconda giunta. Eccola qua, questa è la seconda giunta. È arrivata la seconda giunta. È arrivata. Vai, siamo in bolla. Siamo in bolla. Adesso continuiamo a traforare Valentino. Verrà peggio di un groviera. Adesso Simone mi passerà il cavo da fuori. Che devo fare? Ah, ma sta passando sopra un altro tubo. Eh? È normale? Vai, aspetta che sta facendo una curva strana. Ok, ce l'ho. Bene, qua dietro abbiamo passato tutto. Chiuso la ventola, i fili sono passati, dovrebbero passare giusti per quello che serve, sia pendenza che spazi a disposizione. Adesso devo fare la connessione del nuovo termostato. Sostanzialmente sono due fili, che credo che siano questi qua, sulla centralina del compressore del frigorifero. Questo compressore può funzionare a 12 o 24 volt, è caricato con un gas 134A, identico a quello del nostro climatizzatore. Il compressore è un Danfoss BD50. Ce ne sono di diverse dimensioni di questi compressori che generalmente vengono utilizzati nei frigoriferi dei camper. A volte ci sono alcuni frigoriferi particolarmente grandi che magari ne hanno addirittura due per separare congelatore e parte frigorifera. Devo prendere l'alimentazione del termostato sempre da qua, quindi dovrò rifare dei cablaggi e semplicemente attaccare i due fili che a questo punto devo allungare per arrivare qua. Devo saldare il prolunghino della sonda, che se lo facevano un metro più lungo gli costava troppo il filo. Cioè, come se io dovessi mettere il termostato nel punto dove devo anche misurarlo, a metterlo direttamente integrato. E comunque abbiamo passato anche il cavo del controller del generatore, che all'inizio lo volevo mettere lì, ma non ci arriva. Cioè, anche questo, se lo facevano due metri più lungo, è previsto che lo metti proprio sopra il generatore. Se non lo devi sposare un po', non puoi. Ma fatelo un po' più lungo, così mi costringe a tagliarlo, allungare, che sono 10 poli. Questa è la versione a 24 volt, quindi è quella giusta. Qui devo fare le connessioni polo positivo, polo negativo. Poi ho il sensore. E poi avrei due uscite, una per l'heating e una per il cooling. Chiaramente noi attaccheremo solamente il cooling, perché poi effettivamente qua ho la possibilità di settare due temperature diverse. Potrebbe avere utilizzi differenti, insomma, questo termostato. La cosa bella di questo termostato è che credo che sia configurabile anche il delay tra una temperatura e l'altra, in modo tale da non fare un accendi e spegni continuo. Quindi dopo vedremo come funziona la configurazione. Cablata l'alimentazione, adesso devo cablare l'interruttore. Questi cavi sono un po' pesanti, per evitare che pesino tutti sui connettori ci metto un paio di fascette qua. Credo di aver cablato tutto, quindi adesso lo posso provare. Accendo il frigo, occhio la testa, luci. Frigo, sbam, non si accende niente, sbam. Ah, giusto, è staccato il cavo lì. Proviamo ad accendere, bam, oh. Attenzione. Che vuol dire? Che error sarà. Istruzioni, luci! Potrebbe voler dire che non ho attaccato la sonda della temperatura, perché effettivamente non l'ho attaccata. Riproviamo un attimo. Bam. Attenzione, funziona. 16 gradi stanno dentro il frigorifero, possibile? Però il compressore non è partito. Allora, quando lampeggia dovrebbe essere il delay nella fase di riattivazione. Probabilmente lui ha rilevato che dovrebbe partire, però aspetta, probabilmente in modo configurabile. Adesso cerchiamo di capire. A un certo punto immagino che comunque parta. Ok, adesso si è fermata, vuol dire che si è attivato il relè, ho sentito anche stack, ed effettivamente il compressore è partito. Adesso io credo che ci sia settato a una temperatura minima e massima 10 gradi e 4 e 3 gradi. Vabbè, questo va capito adesso quanto settarlo. Anche perché noi abbiamo solamente una sonda che deve funzionare sia per il freezer che per il frigo. Infatti quella che c'era era posizionata un po' in mezzo tra le due, quindi va un po' tarata questa cosa. Adesso sta roba la dobbiamo chiudere. Funziona. Adesso devo fare il supporto per appiccicare questa roba sopra il frigo, in modo tale che io riesca anche a muoverla. È la cosa un po' più complicata. Userò questa piastrina d'alluminio.
in modo tale da poterla poi avvitare da fuori e rimuoverla prima di rimuovere il frigo. Facciamo la misura e me la taglio piano piano con il multitool, 7 cm. La piastrina l'ho fatta, adesso bisogna lucidarla. Ho iniziato con una levigatura flessibile, adesso finiamo con un po' di carta vetrata del 500 con un po' d'acqua. Mentre Lucia dà il tocco di finitura alla piastrina rimaneggiata diverse volte, io non sono rimasto con le mani in mano. Ho fatto uno dei lavori che mi piace meno, siliconare. Ho le mani sporche, naturalmente, mi ero messo i guanti. Faccio notare. Ho siliconato quell'angolo della copertura in modo tale che ho già il tubo che esce, identico a quell'altro. Ci eravamo trovati molto bene lì. Dovremmo sparare poi un po' dentro un po' di schiuma per evitare che la polvere ritorni su. Anche quello lo lascio asciugare in modo tale che poi posso rigirarmi i cavi, posso finire il lavoro lì. Ma questa casa non è solo un cantiere. È un albergo. È un cantiere dove bisogna anche preparare da mangiare e quindi spostando un po' di roba così al volo si riesce a preparare un pranzetto veloce. Farò il couscous integrale con il pesce che era nel surgelatore e che ormai è scongelato. Va bene, intanto sto studiando qua il fuoco, non si perde un secondo. Mentre Lucia cucina, il frigo è acceso, cicla a temperature che dobbiamo ancora capire. Dico. Cassa per il termostato fatto, pronto anche da mangiare, quindi facciamo pausa. Che oggi abbiamo trafficato parecchio. Non sembra niente male questo piattino. Ci va aggiunto un po' di olio. Ce l'ho già messo. E allora buon appetito. Ci avevamo preso per farci due spaghi ai frutti di mare. Ma ci vuole di più. Ci facciamo il couscous ai frutti di mare. Siamo pronti a infilare dentro il frigo. Metto delle fascette a misura in modo tale che riesco a tenere un po' fermo questo cavo, che deve entrare giusto giusto e stare andare là dentro tutto veramente al millimetro. Il frigo l'abbiamo già staccato. Le rifiniture a mano sono sempre le migliori, anche perché l'attrezzino elettrico ci ha abbandonato. Questi attrezzini a batteria, ho detto usiamo loro che a batteria che è meglio. Ragazzi, è stata durissima, ma ce l'abbiamo fatta. Lo riavvito. Per adesso la piastrina è qua con lo scotch, volevo aspettare di avere la misura giusta per avvitarla, così se dovessimo togliere ancora il frigo, quando succederà, perché succederà, potremo svitare questa e lei verrà insieme al cablaggio. Per adesso io il termostato lo appendo un po' a questo filo, che è quello del vecchio termostato, che naturalmente non toglieremo. Quello che ci dava noia era questo che si ghiacciava insieme al ghiaccio quando capita che si forma e si rompe. Vediamo un po' cosa succede adesso. Lo tengo qua vicino, qui il ghiaccio non dovrebbe dare noia. Allora, premendo su S, arrivo nelle funzioni. F1 è la temperatura impostata e questo è l'offset tra una temperatura e l'altra. Adesso ho impostato 4 gradi. Voglio settare l'offset, bam, che è F2. Adesso nel frigo abbiamo 12 gradi, ho impostato 4 gradi di temperatura e un offset di 2.5. Ciò significa che il compressore andrà, mostrandomi questo punto rosso, finché non arriviamo a 4 gradi, dopodiché si fermerà. E abbiamo questo offset di 2 gradi e mezzo che lui deve tenere. A un certo punto, superati questi 2 gradi e mezzo, quindi a 6 gradi e mezzo, bam, ripartirà riportandomi la temperatura a 3 gradi. Il gioco è trovare
la combinazione è perfetta. Però insomma, così avremo la possibilità di capire intanto quando sta andando il compressore, perché è veramente silenzioso, a volte si fa fatica a vedere, a sentirlo, specie di giorno. Piastrina avvitata, intanto siamo arrivati a 7 gradi. Non male, devo dire che è molto veloce. Praticamente mettendo la vaschetta isolante non si vede neanche il cablaggio che abbiamo fatto. Adesso potremmo riposizionare il forno, ma come sapete ha il problema della resistenza del forno. Funziona a microonde, ma il forno non funziona. Ci saltava il differenziale quando abbiamo provato l'ultima volta, poi non abbiamo più provato. Molti di voi, informandomi un po', leggendo anche in giro, mi hanno detto che l'umidità è veramente terribile per le resistenze dei forni. Noi dobbiamo dire che di umidità abbiamo presa tanta, il forno l'abbiamo usato sempre pochissimo, quindi effettivamente secondo me potrebbe essere proprio quello il problema, l'umidità. Alcuni tecnici mi hanno detto di fare questo esperimento, però ragazzi non fatelo a casa se non sapete quello che state facendo, quindi non fatelo. Praticamente toglierò il cavo di terra dal forno e accenderò il forno per vedere se scaldandosi la resistenza non faccia andare via l'umidità e in qualche modo torni a funzionare. Però è una cosa che bisogna stare molto attenti, non bisogna toccare il forno, non bisogna toccare parti metalliche del forno, insomma, bisogna stare molto attenti. Non fatelo a casa, lo ripeto, non fatelo a casa. Noi sappiamo quello che stiamo facendo, quindi lo faccio e vediamo se funziona. Il forno è isolato, è su una tavola di legno. Ho attaccato la presa, ma la presa è ancora staccata. La vado ad attaccare, non succederà nulla, perché in realtà il forno funzionava, noi lo usavamo. Scattava quando accendevamo la funzionalità forno. Quindi adesso abbiamo il forno senza massa, quindi io devo toccare solo il vetro quando andrà eventualmente la resistenza. Adesso non dovrebbero esserci problemi, perché anche questa funzionalità funzionava. Allora, io vado. Ah, intanto bisogna impostare l'orario. Ok, se io adesso faccio accendi manual e devo fare grill, solo grill, devo impostare il tempo. Allora sta andando il grill, non sappiamo certamente se funziona la resistenza. Non abbiamo fatto la prova con il differenziale per vedere se saltava, perché magari un po' si è uscita sulla umidità. Fa puzza la resistenza, l'abbiamo accesa da anni, è normale che faccia anche questo odore. Allora qua i minuti hanno finito, ho staccato la presa per sicurezza, ho aperto e ho visto la resistenza calda, effettivamente è caldo il forno, quindi vuol dire che ha funzionato. Adesso però vorrei fare un'altra prova, riattaccare il mio cavo di terra e poi proviamo qualche altra funzionalità, vediamo che succede. Riattacco la terra prima che me la dimentico più che altro. L'attacco e riproviamo il forno a sto punto con la terra attaccata e vediamo cosa succede. Tubo grill più microwave, crisp, un minuto. Cooking. Bene, io direi che riparazione eseguita. Prova successo! Che bello, allora torneremo a cucinare anche con il forno. Qui abbiamo fatto un altro test, adesso lo lasciamo raffreddare un attimo, se no riusciamo a prenderlo e lo installiamo. Vamos. E mentre aspettiamo che il forno si fredda, vado avanti con il mio quadretto lì dentro. Devo portare i cavi e fare tutti gli occhielli per fare le connessioni. Fortuna che ho questa taglia cavi, sennò questi cavi così grossi è impossibile. Con le seghe. Adesso qua la cosa divertente sarà crimparli. Fatta la misura posso rimuovere il bocchettone, così da qua fuori lavoro un po' meglio. Ragazzi, ci stanno facendo al CNC una presa d'aria qui sulla nostra tavoletta di bambù. Qui vogliamo far uscire un po' d'aria, perché quando accendiamo il riscaldamento dietro ci sono dei tubi dell'acqua e lì si genera molto calore che viene un po' disperso perché rimane lì dentro. Facendo qualche griglia probabilmente lo recuperiamo. Sta facendo il raggio delle alette e poi la macchina è questa, ragazzi, guardate qua. Cioè, guardate che bella. Questa macchina è pazzesca perché lì ci sono tutte le frese. La macchina è in grado di cambiare l'utensile a seconda del disegno. Ci stiamo facendo vedere un po' dei materiali che lavorano qua. Sapete che fanno gli interni degli aerei, che sono tutti degli alveolari che poi vengono stampati. Che andrà poi finito. Cioè questi.
pazzesco. Però questo viene questo qua viene tagliato e resinato sui bordi e basta, non è che lo devi mettere sotto vuoto per renderlo così. No, questo è quello che facciamo noi da zero. Tieni conto che questi sono tutti quanti i pannelli, tutti divisi. Sì. Andiamo, lo mettiamo insieme, come hai visto lì, si pinna, quindi si mettono come delle specie di fissure in alluminio. Sì. E poi vengono riempiti tutti di resina e man mano lo monti. Cosa qui tutto il lavandino, ragazzi? È sempre quel materiale alveolare? No, questo è solamente in skin, quindi solamente pelle di vetro resina. Dentro è completamente vuoto. Sì, sì, cioè, questo è tutto, quindi questo qua è stampato. No, no, questo arriva in una, due, tre parti e noi andiamo a metterlo insieme. Ha bloccato qua il nostro mobiletto. Adesso non vedi niente, dopo vedi. Dopo quando? Diciamo fra 20 minuti finisce tutta l'operazione. Ah, là, dici bello il risultato finale. Sì. Ah. È finito. No, no, deve rifinire e fare il raggio. Ho fatto la prima passata, quindi adesso cambia attrezzo. Guarda lì, la macchina sta scendendo, si prende l'attrezzo giusto. Eccolo lì, l'ha scelto e adesso va a fare la rifinitura. Questa dovrebbe essere l'ultima passata con la presa piccola, eccola qua. Adesso va a prendere un altro utensile. Ragazzi, che lavorazione per questo pannellino che serve solo per tirare fuori un po' d'aria calda del riscaldamento. Cambio di utensile per fare il raggio finale da 3 mm. Molla questo, cioè con questo finito. E ne prendo un altro. Bam. Finito. Finito. Wow. Spaziale, guarda qua, bellissimo. Si nota poco poi il raggio perché c'è questa venatura, c'è questa cosa. Però sì, ecco, guarda. Grazie. Che bello, bellissima. Vabbè, no, dopo questa pausa tecnologica, bellissima quella macchina, cioè, lo so, fa invidia. Proseguo qua a finire un po' di cablaggi. Ragazzi, qua non sono riuscito a finire neanche stasera, siamo cotti. Sono lavori da fare con tranquillità e non di fretta, però siamo riusciti a montare il forno. Luci, come siamo messi qua? Si inizia a vedere, non dico la luce, ma uno spiraglino. Noi siamo qua col climatizzatore temporaneo appena messo. Eccolo qua, il forno montato. È cablato tutto, bisogna caricare il gas, tra qualche giorno potremo provarlo. Qui abbiamo il cavo del generatore. Dov'è il cavo del generatore? Ah, eccolo qua. Ho paura fosse caduto dietro, ho detto no. Questo è il sondino, bisogna mettere i tubi, ma ci siamo quasi.